L'Aquila Calcio passa di proprietà. Questa mattina, dopo giorni di smentite e contatti, finalmente le parti hanno sottoscritto l'accordo che prevede il pacchetto di maggioranza passa per il 71% al gruppo formato dagli ingegneri Fioravanti, Gizzi e Penzi. Dovrebbe essere Fioravanti il nuovo presidente rossoblù. L'accordo vero e proprio sarà ufficialmente ratificato a settembre davanti al notaio. Finisce dunque l'era Chiodi, caratterizzato negli ultimi 2 anni da tante polemiche e difficoltà. Accanto ai vecchi e ai nuovi ci sarà un comitato di garanti formato dal notaio Trecco, dal vice sindaco Liris e dall'assessore Piccinini. A questi dovrebbero aggiungersi a breve altri 2 componenti che saranno scelti all'interno della tifoseria. Sabato intanto partirà ufficialmente la stagione sportiva dell'Aquila Calcio con il ritiro a Campofelice, agli ordini del confermato mister Pierfrancesco Battistini. Da capire come verrà composta la rosa. Intanto, tra i senior, il solo Steri e oltre ai baby del vivaio rossoblù, l'obiettivo del direttore tecnico Ianni e del mister, che sono al lavoro, è individuare altri giocatori utili alla causa rossoblù.